La seconda giornata mondiale della lingua e cultura ellenica è stata inaugurata questa mattina nella Basilica di San Giovanni Maggiore con la vivace maratona letteraria greca animata dalle rappresentazioni degli studenti dei licei classici di Napoli, Roma, Portici, Angri, Torre del Greco e Giugliano. Organizzata dalla comunità ellenica di Napoli e della Campania e dal Comune di Napoli, in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti e l'Ordine degli Ingegneri, l'iniziativa ha il patrocinio delle ambasciate di Grecia e di Cipro, della Società Filoellenica Italiana, del Centrum Latinitatis Europe, dell'Unione Centrale dei Comuni della Grecia e della Federazione delle Comunità e Confraternite Elleniche in Italia. Noi dobbiamo essere orgogliosi della cultura dalla quale proveniamo e dell'amicizia che abbiamo del popolo greco. Io saluto veramente con il cuore e con grande affetto l'ambasciatore e tutta la comunità ellenica. Noi siamo amici perché siamo popoli del Mediterraneo, vogliamo un Mediterraneo di pace e non di sangue. Una lingua che è naturalmente antica, ma ha una continuità e una resistenza che lo rende forse unica. È vero che siamo orgogliosi della nostra lingua, forse non è molto corretto politicamente di dirlo, ma siamo orgogliosi perché è una lingua che è ovunque, ha da un vocabolario scientifico ai tutti, ha aiutato anche nella costruzione di questo che si chiama Europa, cultura europea, mentalità europea, è usato dai tutti scientifici, filosofi, e poi ha dato nell'umanità capolavori che sono sempre attuali. E questa giornata ci dà un'occasione di celebrare questa lingua, minoritaria forse, ma praticamente dominante.